Buon pomeriggio a tutti e bentrovati in questo appuntamento che sta già diventando una tradizione, la nostra tradizione d'autunno. Spero mi sentiate bene, spero mi vediate. A breve condividerò anche lo schermo, quindi non temete se non lo vedete, ma sto cercando di capire dove ho messo la presentazione. Ma nulla di tragico. Prima di aprire la presentazione vi ricordo due informazioni di servizio. Il webinar sta avvenendo in modalità webcast. Questo significa che non potete interagire con noi a voce, ma potete farlo utilizzando, e adesso dovreste vedere anche la presentazione, la chat posta a messa a disposizione dalla piattaforma che stiamo utilizzando. Non è semplice organizzare questi eventi in diretta, assolutamente, quindi vi invito fortemente a interagire con noi, nel senso che i formatori poi che coinvolgiamo per questo tipo di incontri sono formatori molto richiesti, molto impegnati con l'Academy, quindi con i corsi pagamento e così via. Poterlo fare però è una cosa a cui teniamo perché vogliamo davvero che questo ciclo sia un modo per accompagnare. Come nasce infatti il ciclo per le STEM? Per chi ci ha già seguito un po' lo sa negli incontri precedenti. Nasce dall'obiettivo di non lasciarvi soli di fronte agli strumenti che magari la vostra scuola ha acquisito, ma che non sapete bene come iniziare ad utilizzare per fare le vostre lezioni. E quindi ci siamo detti, ok, vediamo un pochino cosa è stato più richiesto nei vari bandi, diciamo più operativi dei mesi passati, quindi infanzia, STEM, Green. E in base a quello creiamo dei contenuti formativi completamente gratuiti d'avvio, grazie alla competenza dei formatori Campus Store Academy che possano aiutare insomma un pochino ad avviare un percorso, un ragionamento. Quindi saranno molto basati su quello che poi posso fare in classe con queste cose, non sono pensati per vendere, diciamo, dell'altro materiale. L'idea è quella di starvi a fianco sempre in questo percorso, insomma, non, perché poi la cosa che ci fa più tristezza poi magari vedere dei materiali che sono stati scelti, in cui noi crediamo e che non vengono utilizzati. Tante volte appunto perché non si sa da dove partire, non tanto magari uno strumento può essere semplice di per sé da utilizzare nel funzionamento, ma non si riesce a vedere magari come poterlo inserire nella didattica quotidiana. L'obiettivo di queste lezioni infatti non è imparare a utilizzare Spike, perché oggi ad esempio è Spike o la Laserbox o la stampante 3D per utilizzare la stampante 3D, utilizzare Spike, quindi per fare l'ora di lezione strana, ma per riuscire a inserire questi strumenti anche nelle lezioni quotidiane. Ecco, mettiamola così. Saremo quindi insieme fino alle vacanze di Natale, sicuramente, poi se è un tipo di percorso che vi piace, perché no, potremmo continuare a percorrerlo insieme. Vi ricordo solo due cose, il webinar di oggi è un po' più particolare ancora di più di quelli delle volte scorse, in quanto oltre a far parte di questo ciclo, in qualche modo corona la LEGO Education Week, un appuntamento che abbiamo promosso appunto sia qui sul web attraverso questo webinar che in presenza attraverso delle attività formative che si sono e stanno avvenendo anche in questo momento sotto i miei piedi fisicamente nell'Innova Lab Campus Store, delle attività formative appunto sugli strumenti, sull'approccio educativo LEGO Education che stiamo svolgendo sia nell'Innova Lab di Bassano del Grappa che nel laboratorio STEM presso Scuola di Robotica a Genova. E quindi in parallelo stiamo tenendo appunto dei corsi formativi che pensiamo possano essere anche in questo caso completamente gratuiti, in questo caso hands-on, che pensiamo possano essere interessanti, insomma, diciamo così. Sempre questa settimana vi ricordo che domani e sabato, per chi ne ha la possibilità, insomma, non è troppo lontano, saremo a Bergamo, agli Stati Generali della Scuola Digitale. Il biglietto per questa manifestazione è gratuito, quindi potete venire, è una conferenza principalmente, quindi ci sono tanti ospiti molto molto interessanti sul palco che si alternano, parlano di scuola, parlano di didattica, parlano di apprendimento. Nello specifico noi abbiamo, tra virgolette, rinunciato al nostro intervento in quanto abbiamo pensato che per un evento basato sui contenuti non avesse molto senso parlare da azienda, ma abbiamo chiesto a un amico che è Marco
Massimo Temporelli, che è un fisico, un divulgatore scientifico bravissimo, di salire sul palco e parlare un po' di apprendimento innovativo, di storia dell'apprendimento innovativo ed esperienziale. E quindi sarà con noi e poi comunque abbiamo una zona espositiva in cui porteremo alcune soluzioni in cui vi potrete confrontare con noi, per cui vi aspettiamo se ne avrete la possibilità. Oggi, come vi dicevo, parleremo di errore e di Lego Education. Questo è un concetto che mi sta molto a cuore. Ringrazio la formatrice di oggi, che sarà Michaela Barbuzzi, che poi vi introdurrò e le passerò la parola, per aver diciamo abbracciato questo tipo di approccio, che in realtà fa parte della sua formazione, del suo modo di lavorare e che ci trova molto vicina. Ecco, in questo senso abbiamo voluto portare al centro del ragionamento di oggi il concetto di errore come propedeutico a un percorso di apprendimento che sia solido e che sia un percorso non solo sui concetti, ma anche sull'individuo, quindi sul modo in cui una persona esperisce il suo modo di apprendere e in conseguenza quello si forma come persona, ecco. E quindi andremo a vedere delle idee di attività concrete per poter realizzare, introdurre in qualche modo il concetto di errore quasi in maniera sistematica all'interno delle proprie lezioni. E lo faremo appunto con Michaela. Il set utilizzato per la nostra esperienza di oggi, come vi anticipavo, è Lego Education Spike Prime, questo set per le STEM, che combina, diciamo, la parte di mattoncini che permette di costruire, insomma, il robot, una parte più cognitiva in cui si va a programmare il robot perché faccia effettivamente delle cose. Quindi mi piace molto, come tutti i set Lego Education, perché non ho già un prodotto finito e pronto tra le mani, ma lo devo costruire prima e quindi devo pensare a quello che deve fare prima di andarlo a programmare. Ecco. Michaela, come vi accennavo, è insegnante di scuola primaria, ha tanti anni di esperienza sull'insegnamento nell'ambito del sostegno, è psicologa, psicoterapeuta, psicodiagnosta, svolge attività da libero professionista e in ambito, diciamo, di didattica innovativa è Google Certified Trainer, Google Certified Coach, MIE Expert, ma soprattutto è Lego Academy Teacher Trainer, quindi ha preso il suo zainetto, le sue scarpe della Lego, è montata su un aereo, è andata a Billund e lì si è formata appunto nella sede, nella casa madre di Lego e quello che ci porta come approccio è sicuramente il suo modo di vedere le cose, ma è anche proprio portatore di tutta quella che è una filosofia di questa azienda che accompagna nell'apprendimento positivo, insomma, tante generazioni di bambini prima e poi anche di scuole. Prima di passare la parola, due parole su Campus Tour. Qui avete tutto un racconto che vi lascio nelle slide. Tutte le slide vi ricordo che vi vengono poi inviate insieme alla registrazione e se ci state seguendo in questo momento vi invieremo anche il certificato di partecipazione. Campus Tour si occupa di soluzioni per la scuola a 360 gradi, in particolare però ci piace la didattica innovativa ed esperienziale. A supporto di quella che è la nostra attività di vendita, da ormai 7 anni facciamo tutta una serie di attività divulgative gratuite, quindi a latere della nostra attività quotidiana, perché pensiamo che la vera innovazione stia nelle persone, quindi nelle prese di consapevolezza e nella divulgazione di contenuti. Trovate quindi tutta una serie di appuntamenti di webinar formativi, di solito almeno un appuntamento a settimana, cerchiamo di garantirlo, se non di più. Li raccogliamo in una pagina che è sempre aggiornata nel blog per la scuola Innovation for Education, quindi www.innovationforeducation.it. C'è una pagina che raccoglie sia gli appuntamenti futuri, quindi dove vi potete iscrivere e rimanere sempre aggiornati per i prossimi appuntamenti, che le registrazioni dei webinar passati che sono condivisibili anche in registrata. Non sempre possiamo condividere le registrazioni, quando non è possibile lo specifichiamo. Non riuscite a trovarli, per cui vi consiglio sempre di iscrivervi, perché anche se non potete partecipare live, a tutti gli iscritti noi comunque la registrazione la condividiamo. Sempre tra le risorse utili vi ricordo i nostri numeri, in particolare quelli dell'ufficio gare, visto che manca esattamente una settimana oggi la chiusura del PNRR. Vi sto preparando, credo che vi arriverà domani, una mail con tutti quelli che possono essere delle risorse utili per le economie, magari avanzate dalla scuola, per le risorse avanzate appunto dal PNRR, per procedere in velocità con gli acquisti e anche con tutta la documentazione necessaria. Se avete invece bisogno di un affiancamento più personalizzato, quindi se siete iscritti, diciamo, alla nostra lista, riceverete questa
forma di aiuto. Se invece volete un affiancamento più personalizzato, vi ricordo i contatti della rete vendita Campus Store, a cui vi potete sempre rivolgere in maniera diretta. Qui avete i vostri cellulari, così se per caso i centralini risultano occupati, potete parlare con loro direttamente, mandargli un SMS, mandargli un WhatsApp o quello che più vi piace, anche un messaggio audio. Come reti d'assistenza e installatori siamo presenti in tutta Italia e siamo presenti in tutta Italia anche con i fantastici formatori di Campus Store Academy, una di queste è proprio Mica. Campus Store Academy è un formatore accreditato del Ministero ed è proprio per questo che anche questi webinar danno diritto al rilascio di un attestato di frequenza utile a tutti i fini consentiti, insomma, dal Ministero stesso. Se avete bisogno, proprio perché siamo ente di formazione certificato, possiamo creare percorsi anche molto più strutturati rispetto ai singoli webinar che vi stiamo proponendo. Se avete bisogno di una proposta, anche rispetto ai bandi in corso, eccetera, quindi una proposta formativa più strutturata, potete scrivere al mio collega Cosimo Ribezzo, di cui qui vi lascio l'email e qui trovate anche il cellulare, in modo da potervi fare una proposta senza impegno, insomma, ben volentieri. Vi menzionavo prima il blog Innovation for Education, fondamentale centro di risorse per il mondo della scuola, perché oltre alla pagina citata, insomma, relativa ai webinar che aiuta un po' ad orientarsi, in questo momento trovate in home page solo la pagina dei webinar di quest'anno scolastico, ma in generale nei repository ci sono anche diversi contenuti degli anni passati. Nel blog, vi dicevo, ci sono anche tante altre risorse, news per il mondo della scuola che possono essere utili, articoli di approfondimento, video lezioni, lezioni passo passo scritte e così via. Poi vi ricordo la sezione Lego Education del sito, noi siamo il partner, siamo stati nominati come miglior partner al mondo da Lego Education, siamo partner di Lego da più di 20 anni, abbiamo una sezione completamente dedicata nel nostro sito www.campusstore.it, che vi ricordo essere il più grande sito web per le scuole presente oggi in Italia, e tutti i nostri articoli, tutti gli articoli di Lego Education, non tutti i nostri articoli, ma quelli di Lego Education sì, sono acquistabili in varie modalità anche direttamente sul sito, anche con carta del docente. In particolare vi segnalo che questo weekend sarà attiva una sezione che includerà anche Lego Education con un po' di sconto per gli acquisti di Natale, diciamo così, di cui garantiamo la consegna per ordini effettuati entro il 17 di dicembre, quindi la consegna prima di Natale, anche con carta del docente, anche in questo caso. Sempre nel sito Campus Store trovate poi la sezione forse più frequentata e più utilizzata, che è la sezione bandi e finanziamenti, che racchiude tante informazioni utili su tutti i bandi e finanziamenti in corso. In primis, in questo momento, la maggior parte del traffico la raccoglie ovviamente la sezione dedicata al PNRR, con tante risorse utili, matrici di spesa pronte, un catalogo dedicato, idee di progetto e così via. Sempre relativamente al PNRR, abbiamo anche una sezione per la parte acquisti, diciamo, del sito, con idee di soluzioni pronte e forniture, ad esempio, conformi ai CAM o principi di DNSH a seconda della tipologia della fornitura. Vi ricordo poi il catalogo Campus Store, che dovrebbe essere arrivato in formato cartaceo nella vostra scuola, e poi i vari cataloghi tematici che invece trovate in formato digitale nel nostro sito www.campusstore.it/cataloghi, ad esempio il catalogo ITS Academy, che è uno dei più sfogliati in questo momento. Infine, e prima di passare la parola a Micaela, vi consiglio di iscrivervi al gruppo Facebook Attività Didattiche con Lego Education, che è una piazza, una sorta di punto di incontro per tutti i docenti che amano usare le soluzioni Lego Education nelle proprie classi e che si vogliono confrontare con altri docenti ugualmente appassionati. Un posto in cui trovare risorse, scambiarsi idee, in cui confrontarsi senza impegno. Vi consiglio, insomma, di iscrivervi se vi interessa per scambiarvi idee con altri colleghi, appunto, molto tematizzate. A questo punto non mi resta che lasciare la parola a Mica, ah no, scusate, ultimissima cosa prima di passarti la parola, Mica, perdonami. Vi ricordo, ve lo ricorderò anche alla fine di questo incontro, che allora, innanzitutto, adesso passiamo la parola a Mica, vi spiegherà un po' di cose e poi ci sarà una parte aperta per domande e risposte, per cui davvero fateci più domande possibile. Ci rivediamo anche la prossima settimana, sempre per l'incontro
dedicato al ciclo STEM, parleremo di artigianato digitale. La prossima settimana faremo lezione con la Laserbox, con il prof digitale Alessandro Bencivenni, che ha una Laserbox proprio nella sua scuola, la utilizza già da un po' di tempo, ci racconterà come utilizzare le macchine al taglio laser in una prospettiva didattica, diciamo, e quindi non solo di artigiani digitali. Ho finito con le informazioni che vi volevo dare. A questo punto mi godo la lezione insieme a voi. Mica, buongiorno, scusa se ti ho rubato un po' di spazio. Buon pomeriggio a tutti, ciao Lisa, ti ho Buon ascoltato con molto pomeriggio. piacere. Grazie, grazie mille, grazie di cuore. Ti ringrazio tanto per essere qui e sono pronta a imparare a sbagliare insieme a te. Assolutamente sì, se mi dai i poteri della condivisione, perfetto, grazie Lisa, così almeno vado direttamente a mostrarvi il mio schermo. Perfetto, dovreste vedere tutto. Adesso lo mando in modalità presentazione così lo vediamo anche meglio. Perfetto. Sì, dovreste vedere tutto, se Vediamo non. tutto, Perfetto, lo vediamo a schermo intero. Ti confermo. grazie Lisa. Io mi sono sistemata in modo tale che in qualche modo ho i controlli a portata di mano. Oh mamma santa, sbagliando, di solito no, si dice bisogna fare bene in classe, no? E invece noi partiamo dal contrario, dall'errore, che io chiamo Sua Maestà errore, poi vedremo anche un pochino perché e spero che anche voi cambiate un pochino la prospettiva rispetto, ecco, di quanto può essere veramente proficuo lavorare. Ritenendo proprio questo errore come nostro amico e per fortuna i nostri cari kit Lego Education ci aiutano in tutto questo. Partirei con una piccola domandina, no? Nel momento in cui noi ci troviamo di fronte a un kit della Lego e ci troviamo a svolgere un'attività, ma non per forza un kit, anche dei semplici brick che abbiamo magari sciolti davanti a noi, qual è lo strumento che mettiamo in atto? Cos'è che utilizziamo? Il primo concetto fondamentale, infatti, in casa Lego è proprio, e non solo in casa Lego, ma anche in casa nostra, nelle scuole, come dire, sono sicuramente, scusate che non mi va oltre la slide, eccola, scusate, questo ve ne ha parlato Lisa, sono esattamente le nostre care manine, come dire. Con questa frase molto d'impatto, come dire, possiamo leggere che le nostre mani sanno molto di più di quello che pensiamo che esse sappiano, insomma, di quello che noi pensiamo di sapere. E addirittura le nostre mani mettono in moto attraverso la motricità fine, un atteggiamento di costruzione di fronte anche a determinati brick che ancora non sappiamo esattamente che forma prenderanno quei pochi brick che noi vogliamo mettere insieme. Piano piano le nostre mani realizzeranno quello che la concretezza del pensiero, quello che l'idea del pensiero si concretizzerà nell'oggetto che noi stiamo realizzando. Maria Montessori parlava delle mani come il principale organo dell'intelligenza. Se noi pensiamo ai bambini più piccolini, come conoscono il mondo? Cioè, questo proprio qual è il primissimo approccio che un neonato, un bambino appena nato, ha nei confronti dell'esterno, che ovviamente il primo impatto è con la mamma, è proprio attraverso le sue mani. Quello che tocca il bambino per lui è apprendimento e conoscenza del mondo che lo circonda. E noi, se vi provate a pensare di fronte a dei mattoncini Lego, sono proprio le nostre mani che andranno a fare il grosso del lavoro, sono loro che azioneranno tutto il motore dell'apprendimento. Un altro concetto importantissimo che noi troviamo proprio mentre lavoriamo con questi kit della Lego Education è proprio il gioco. Perché giochiamo? Se io vi facessi questa domanda, o magari se provate ad andare a cercare il significato anche da vocabolario, insomma, del gioco, noi troveremo una definizione come proprio impegnarsi in un'attività di divertimento. La prima cosa che a me viene in mente è di dire se gioco è perché mi diverto, se gioco è perché sono in compagnia, voglio stare con gli altri, per le relazioni, come dire. Quando ci troviamo di fronte al gioco, nel senso di apprendimento giocoso, noi stiamo giocando
per uno scopo, perché andiamo a scoprire qualcosa. E qui è la chiave, lo scoprire è la chiave dell'apprendimento autonomo. Quindi capite bene che già da queste poche sollecitazioni che vi ho dato, l'atteggiamento dell'insegnante ha da per forza cambiare. Non siamo più i dispensatori di conoscenza, noi siamo coloro che stuzzicano, che incuriosiscono i nostri studenti, che buttiamo in là e poi facciamo fare a loro. Noi gli diamo un topic, affronteremo questo tema. Ad esempio, l'energia cinetica, ho fatto un esempio puramente casuale, il primo che mi è venuto in mente. Poi saranno i nostri studenti a scoprire che senso ha e come si impiega, come si utilizza, che cos'è questa energia cinetica. E lo faranno attraverso la realizzazione di un prototipo, la sua programmazione e lo scopriranno. E lì sarà bellissimo vedere quello che noi all'occhio vediamo come il cosiddetto effetto wow. I bambini, non appena finiscono di costruire il loro prototipo e l'azionano con i primi blocchi di programmazione messi insieme, sentirete proprio sì, la gioia di essere riusciti a far muovere quel robottino, anche se lì per lì magari non farà esattamente quello che deve fare quel robottino, ma poco importa, perché poi ci ritorneranno, lo aggiusteranno. È proprio lì che diventeranno amici di questo errore. Il gioco, infatti, anche l'apprendimento giocoso, ha determinate caratteristiche, insomma, che possiamo, ovviamente, se ci riflettiamo, riusciamo anche a tirarle fuori. Sicuramente deve essere gioioso. È anche talvolta frustrante, ma questa frustrazione è dovuta al fatto che magari una cosa non mi sta riuscendo, ed è lì che mi correggo, mi correggo, ci correggiamo perché lavoriamo in microgruppo, non si lavora mai da soli, proprio perché andiamo a lavorare anche sulle relazioni. È proprio socialmente interattivo il gioco, quindi non è che gioco da sola, soprattutto quando si tratta di apprendimento autonomo. E quindi per farmi passare questa frustrazione, io per tentativi ed errori, e quindi ecco l'atteggiamento iterative, l'iterazione, attenzione a quella n che non c'è, non è interazione, ma iterazione, che è proprio il provare, riprovare, i tentativi ed errori, quello che noi adulti, ahi noi, riusciamo a fare sempre con più fatica, perché ormai, come dire, ci siamo un po' irrigiditi mentalmente nella nostra mente, come dire, mentre invece i bambini sono ancora veramente molto plastici, loro ce l'hanno questa capacità, ma dobbiamo fare in modo che questa capacità sia per sempre, per tutta la loro vita, loro abbiano questo atteggiamento di fronte a un problema da risolvere. Trovo una soluzione, non va bene questa, ne provo un'altra. Mi trattengo quello di positivo che ho scoperto con le prove appena eseguite ed ecco che magari vado avanti. Il coinvolgimento attivo. Proprio io sono completamente dentro a quello che sto facendo. Pensate per esempio anche ai giochi di ruolo che fanno, no? Anche i bambini, anche nel gioco libero, come dire. Sono completamente concentrato e coinvolto in quello che sto facendo. Mi immagino questo robottino, questo prototipo che io sto costruendo, quindi mi creo delle ipotesi anche per i bambini più piccolini, sono concetti importantissimi, anche elevati, e quindi sono concentrato per andare proprio a vedere se le ipotesi che io mi sono prefissato sono vere, altrimenti torno indietro e rifaccio. È esattamente l'atteggiamento da scienziato. I nostri ragazzini, i nostri ragazzi di svariate età, dai più piccolini ai più grandi, in quel momento sono proprio quello, sono degli scienziati che devono compiere delle scoperte autonome. Agli scienziati nessuno gli dice, gli trova soluzioni pronte. Se le devono trovare, rimboccano le maniche, fanno tentativi, prove, provette, tutto quello che devono, finché non ne trovano la soluzione. E poi abbiamo già accennato all'interazione sociale che c'è, no? Ovviamente nel gioco, e poi immaginatevi il setting, ogni kit Lego Education va assegnato a una coppia di studenti. Io faccio poche eccezioni. Una di queste, di eccezione, è proprio la
quando in classe abbiamo degli alunni che io chiamo speciali, come dire, no? Che quindi hanno bisogno di lavorare non in coppia, ma magari in trio, anche per sentirsi più sicuri, più certi, insomma, di quello che stanno facendo. Ecco. Vi ho messo davanti anche quest'altra slide, molto, molto interessante, anche un po' per confermare quello che vi dicevo prima, no? Se noi abbiamo di fronte sei piccoli brick, qui vediamo, possiamo anche immaginare che cosa potremmo costruire, insomma, con questi brick. Chi ha fatto laboratori Lego con me o non con me, insomma, comunque con dei formatori certificati, avranno sicuramente fatto, realizzato la Duck Activity con sei piccoli brick. Andiamo a realizzare una piccola paperella, no? Che verranno fuori. Non so, siamo in 50, 50 paperelle differenti. È raro che noi troviamo paperelle uguali, proprio perché ogni pezzettino è interpretabile. Io posso utilizzare pezzettini rossi per le zampine, per la codina, per le alette, per il becco, metterle tutte e due per il becco, così come l'uso degli altri brichetti gialli. Magari quello degli occhietti è un po' più condizionato proprio perché ha gli occhietti, ecco che è completamente personale la realizzazione di questi sei, di questa attività, di queste piccole paperelle. Ma nonostante io sto lavorando con soli sei piccoli brick, in un'attività che io ho anche un timing per svolgere, per realizzare questa piccola paperella, pensate un po', io metto in campo 24 competenze differenti, a partire dalla sensorialità, dalle competenze quindi motorie, di motricità fine, anche alla memoria a lungo termine. Io devo immaginarmela una paperella come deve essere, devo avere anche vivere la frustrazione del tempo, di questo tempo che scorre, ho poco tempo per realizzare questa paperella, devo regolarmi anche emotivamente, devo essere proprio concentrato a svolgere quello. Quindi ecco che, e sicuramente se ci mettessimo a discutere insieme, probabilmente tireremo fuori anche qualche altra competenza in più, come dire. Ma queste sono di fondo quelle evidenti, quelle che si possono veramente vedere nel momento in cui si termina questa attività. Un altro concetto decisamente importante in casa Lego, ma non solo, io dico proprio per l'apprendimento, è proprio l'approccio olistico all'apprendimento. Questo io ve lo farei tipo come una copertina di Linus e abbracciarlo, più che altro perché io lo abbraccio anche per l'altra mia competenza, no? Il mio essere psicologa, psicoterapeuta, proprio perché cosa ci dice questo approccio? Ci dice che l'individuo che abbiamo di fronte, nel nostro caso, sono i nostri studenti, ma quindi voi mettetevi anche voi come studenti, perché noi siamo degli adult learner, ok? Noi siamo proprio nell'apprendimento costante e nonostante la nostra età, continuiamo ad imparare, a voler apprendere. Noi siamo esseri unici e il nostro essere unici significa che abbiamo degli aspetti che devono assolutamente essere in interazione, che siamo mente, corpo, ma siamo questi perché viviamo in una determinata società. L'ambiente di apprendimento è fondamentale. La complessità dell'essere che abbiamo di fronte, in noi stessi, come in apprendimento, i nostri studenti, è proprio il complesso della biopsicosocialità. Questo concetto dell'essere umano ce lo dà anche l'Organizzazione Mondiale di Sanità, non lo sto dicendo io, ovviamente non lo dice nemmeno Casalego, ma nel mondo della didattica è fondamentale per noi tenere in considerazione questo, soprattutto quel sociale, perché io mi auguro che il mente-corpo del ragazzino è un tutt'uno ormai con noi. Quel sociale portato nella scuola per noi sono gli ambienti di apprendimento, fanno la differenza. L'ambiente in cui apprendiamo, che sia un ambiente sereno, che sia un ambiente pulito, pulito, non pulito lustro, intendo pulito nel senso che ho a portata di mano le strumentazioni che devo utilizzare, le mie cose ben ordinato, lavorando magari ecco ad isole.
più o meno grandi, ho il mio piccolo gruppo di apprendimento, è lì che si sviluppa il tutto. Ovviamente questo approccio che cosa ci dice? Con questo approccio, di certo, la memorizzazione è inesistente, non c'è una memorizzazione meccanica, anche penso alla ripetizione costante delle tabelline, tutun, 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 ma anzi è proprio il processo di intrecciare proprio le conoscenze che devo apprendere con tutto ciò che già so, perché io già so qualcosa. Badate che i bambini, non so, anche i più piccolini, non sono una tavola rasa, l'abbiamo detto prima. Il bambino appena nato già riconosce gli odori, la sensibilità della pelle, del corpo della mamma. L'apprendimento c'è già, c'è qualcosa di magnifico nei bambini neonati, hanno già quel potere lì, ok? Che per la mia Maria Montessori si chiama mente assorbente, tutto questo, oltre che l'organo dell'intelligenza. Ma questo è fondamentale. Io vado ad aggiungere a quello che già so, quello che scoprirò, ma lo faccio in autonomia con le competenze che potrò acquisire grazie alla considerazione che anche il docente ha di me e della predisposizione dell'ambiente che il docente ha pensato per me. Per me intendo l'alunno singolo e la classe, perché non dobbiamo perdere di vista il singolo, ma anche la gruppalità è fondamentale. Grazie a questo approccio, ecco che in questo schema possiamo vedere anche quelle che sono tutte le competenze che vengono messe in moto nel momento in cui poi, ecco, si va a lavorare, operare con i kit, targati Lego Education, qualunque kit esso sia. Anche perché ne sono quattro, poi li vedremo anche un pochino. L'altro mo modello fondamentale, che non è ovviamente partito da casa Lego, ma ne sentiamo parlare da circa gli anni 2000, poi in Italia, come tutto, un po' è arrivato un pochino più tardi, rispetto a quando è stato pensato, è il modello delle 5E, modello didattico delle 5E, applicabile proprio alle STEM, ok? Alla modalità didattica STEM. Io la inserirei un po' tra le metodologie didattiche attive, no? Tra quali dove troviamo il cooperative learning, la peer education, tutte queste tecniche veramente molto molto interessanti che possiamo utilizzare nella nostra classe. Io ci andrei a mettere anche la modalità didattica STEM, perché è proprio una vision. Questo dobbiamo capire, che non è il laboratorio che faccio e quindi sto facendo, ho fatto STEM. No, non è quello, è proprio una forma mentis il lavorare con un approccio STEM. Quindi dobbiamo abbracciare anche questo modello didattico, ma che ci aiuta. Poi, tra l'altro, in casa Lego hanno proprio pensato le loro unità di apprendimento, quindi anche tutta la preparazione che possiamo avere noi insegnanti proprio su queste cinque fasi. Quindi è tutto molto molto ben chiaro, poi vi faccio vedere in che senso. Ok, la prima E, che ovviamente sono E inglesi, ok, in italiano noi le traduciamo, è proprio la E dell'engagement. L'engage l'abbiamo visto anche prima tra le qualità del gioco, come dire, che è proprio il coinvolgimento attivo. Quando noi traduciamo certi termini dall'inglese, ce li facciamo proprio in italiano, li sminuiamo anche un pochino. Coinvolgimento attivo mi sta anche poco, cioè il coinvolgimento è qualcosa proprio, come dire, che io ci sono cacciato dentro con tutto me stesso. Come riconosco, come vedo io questo engagement nella mia classe? Posso portarvi qualche esempio. Allora, sicuramente quando i ragazzini entreranno in classe vedranno i banchi disposti a isole dove al centro magari ci sono già i kit, no? Proprio le scatole. Già diranno, accidenti, ma che cosa ha pensato oggi il prof, la maestra, qualunque esso sia, per noi? Quindi già saranno emozionati per quello, perché è una cosa nuova. Ma questo sarà poi sempre, perché la prima esperienza l'hanno già fatta e ecco che dopo le susseguenze saranno proprio, anzi, le richiederanno. E in più, mentre stanno lavorando, questa motivazione, questo coinvolgimento, noi lo vediamo proprio dal fatto che se noi passiamo, come vi dicevo prima, abbandonando le cattedre, noi diventiamo facilitatori, passiamo in mezzo ai banchi e magari diciamo, ma no, magari
parliamo con il ragazzino, questo ragazzino non ci risponde proprio. Ma possiamo talvolta anche rimanere così. Le prime volte dico: ma cosa sta succedendo? Perché non mi ascoltano? Ecco che entra in campo la teoria del flusso, la flow theory dell'apprendimento, flusso di apprendimento, che ce ne parla questo psicologo polacco, Csikszentmihalyi, dove proprio lui ci racconta, ce lo spiega proprio, che in un momento di apprendimento attivo, di coinvolgimento appassionato, quando il ragazzino è completamente concentrato, non sente nulla, perché è completamente preso, sta costruendo la sua conoscenza. Anzi, noi dovremmo entrare in punta di piedi, non dovremmo nemmeno disturbare quello che i nostri ragazzi stanno facendo in quel momento, perché andiamo ad infrangere la loro serenità. Ci sarà confusione in classe, ma loro non la sentono, a loro non darà fastidio quella confusione, perché sono presi totalmente da quello che stanno facendo. E vi assicuro che quando anche voi proverete, sarà una gioia scoprire questo, perché vi renderete conto che i vostri studenti potranno lavorare anche senza di voi, che voi non siete fondamentali, ma questo è bellissimo. Non dovete sentirvi male perché voi non siete più importanti per i vostri studenti in quel caso, ovviamente, in quell'occasione, ovviamente. Anzi, dovete esserne fieri perché avete fatto giustamente il vostro lavoro. Li avete resi autonomi. La libertà dell'essere se stessi nell'apprendimento. Potrei parlare per ore sull'engagement, lo adoro, mi piace un sacco, anche perché poi, tra l'altro, i primi motivatori in assoluto siamo proprio noi insegnanti, quindi proporre le cose sempre con tantissimo entusiasmo. La seconda E è la E del explore, in questa fase esplorare, che cosa faranno mai i ragazzini, soprattutto con i kit della Lego, ma voi estendetelo anche proprio elettronica educativa, un pochino a tutto, ecco, perché è proprio un modello didattico STEM, non Lego, ecco, quindi dovete immaginarvelo un pochino in tutto. Cosa faranno mai? Costruiscono il loro prototipo, faranno le loro ipotesi, programmeranno le prime striscioline di codice, metteranno insieme il primo algoritmo, poi lo manderanno e faranno le loro primissime scoperte. Ecco, qui è l'esplorazione e qui troverete proprio l'effetto wow, che meraviglia, che bello, funziona! Questo sarà l'effetto ed è una gioia bellissima. Poi c'è la fase dell'explain, questa è una fase anch'essa molto bella, più che altro perché gli diamo la possibilità ai nostri ragazzi di parlare di fronte a tutti rispetto a quello che hanno scoperto. Non sarà la classica interrogazione, come dire, perché voi non è che farete domande. Loro verranno con il loro bel prototipo sulle mani, che magari il prototipo, visto che sarà un progetto guidato, sarà identico per tutti. Ma la programmazione no, perché magari ci può essere il ragazzino che può aver programmato con i loop, quindi magari può aver programmato con il ripeti per sempre, ripeti 4 volte, potrebbe aver messo qualche condizionale e qui potrete ragionare su, come dire, lo stile cognitivo di questo ragazzino, no? Voi andrete a raccogliere tutto quello che i segnali, sia verbali che non, i vostri ragazzini vi stanno mandando. E poi magari c'è la coppia di ragazzini, il gruppettino che vi ha scritto invece vai avanti, vai avanti, vai avanti, magari 10 volte, e ogni vai avanti magari sono 2 rotazioni, magari per fargli fare 1 metro hanno messo avanti il vai avanti magari 5 volte, ma è sbagliato? La programmazione è sbagliata? Assolutamente no! Non hanno adoperato un risparmio energetico cognitivo, io lo chiamo così, come dire, quindi noi ci faremo dei ragionamenti sulle strategie di problem solving utilizzate, ma non ha sbagliato l'attività, sono corrette entrambe, ma le strategie sono differenti. Ed ecco qui un primo accenno, come dire, errore non esiste. Un'altra E, la E dell'elaborate, questa è elaborazione, l'estensione dell'attività, come dire, in questa fase i nostri ragazzini li rimandiamo al posto, dopo che abbiamo ascoltati tutti, che ci siamo fatti un bel applauso, li rimandiamo al posto e gli dite: bene ragazzi, adesso sta a voi.
Potete aggiungere, rimodificare il vostro prototipo come volete, riprogrammarlo come volete, ma poi sarò veramente curiosa di vedere che cosa avete realizzato. Lì preparatevi veramente a vedere di tutto, magari se hanno costruito il rinoceronte come ho fatto io per voi oggi, magari ci agganceranno tutti i tipi di sensore, qualunque cosa, insomma, aggiungeranno veramente cose strabilianti. La E collante, perché c'è una E collante di tutto questo, è proprio l'evaluate. La valutazione fondamentale, noi adesso voglio dire, la valutazione tra un po' ci esce dalle orecchie per come ne abbiamo sentito parlare ovunque, in ogni forma, ma ci dobbiamo rimboccare le maniche e realizzare questa valutazione, ok? Come valutiamo noi le attività? Che cosa teniamo in considerazione? Ecco, attraverso queste 5 E voi vi potrete predisporre, io me lo sono predisposta, una tabella in fogli, un Excel, insomma quello che volete, dove con scritta l'attività, l'elenco dei nostri studenti e anche delle coppie e poi nelle colonne le varie fasi delle 5 E, ok? Compresa un'ultima colonna, la più importante secondo me, che è proprio quella della autovalutazione, ok? Quando lavoriamo con le STEM, è vero, sì, è importantissima la valutazione che dobbiamo fare noi insegnanti, ok? E sarà una valutazione data sull'osservazione, su quello che ho visto fare dal singolo nella coppia, quindi valuterò anche l'interazione sociale, le capacità, le competenze di interazione, come dicevo prima, insomma, il pensiero creativo, il pensiero divergente. L'autovalutazione è quasi completamente emotivo-relazionale per i ragazzini, perché loro vi andranno a dire come si sono sentiti nello svolgere questa attività singolarmente, come hanno collaborato con il loro compagno e se, nella migliore delle ipotesi, molti ragazzini lo fanno, sono stati capaci di aiutare anche gli altri, magari altri microgruppetti che magari erano andati in difficoltà. Ecco. Con la E dell'evaluate noi andiamo a incollare, come dire, tutte le 4 E. Fondamentale, ok? E concludo, prima di passare completamente alla parte pratica, proprio come ho iniziato il mio intervento. Per me l'errore è veramente un re o regina, insomma, non, diciamo che è un asessuato, a mio avviso. Ecco, proprio perché Montessori ci ha insegnato una cosa e non solo lei lo ha detto, e poi essendo stata comunque una donna molto criticata, molto accusata e quant'altro, quindi ha fatto molto rumore, ok? Una delle sue frasi fondamentali è proprio quella del aiutami a fare da solo. Cosa significa questo aiutami a fare da solo? Aiutami a sbagliare, che poi io mi aggiusto. Noi gli dobbiamo predisporre l'ambiente, quello è il nostro compito. E un'altra cosa che non dobbiamo fare, proprio dobbiamo togliercelo dalla mente, dare punizioni e premi, non esistono, non hanno senso. Un bambino che apprende in modalità serena, che sa che può sbagliare, perché sa che può correggersi, ha bisogno della punizione o di essere premiato, lui è già premiato di suo. Perché sa, si autorizza a sbagliare. E questa è una cosa veramente bellissima. Vi lascio anche con questa bellissima frase: per insegnare bisogna emozionare. Molti però pensano ancora che se ti diverti non impari. Ma io ve la lancio come sfida. Andiamo a vedere, provate, provate a far divertire i vostri ragazzi. Lavorate con questi tipi in classe, con qualunque disciplina. Anche perché adesso andremo a vedere quanto STEM c'è anche in italiano. Ecco, quindi allargate i vostri orizzonti. Tolgo la mia presentazione, questa perlomeno la chiudo, me la abbasso, perché come promesso vi porto a vedere la. Un attimo che passa, vedo, ecco, nel sito dedicato. Come vi dicevo, insomma, dobbiamo, come dire, gli esperti, alla fine di tutto questo, ripreso, mi stavo per dimenticare il concetto che vi stavo per dire,
Gli esperti non siamo noi, continuo a dirlo, ma io ci credo particolarmente e lo so, perché magari sì, tante cose le so fare, ma vi assicuro che tutto quello che io ho imparato a fare, chi mi ha stimolato sono stati proprio i miei alunni, sono stati proprio loro che magari in prima primaria mi chiedevano, che ne so, maestra, ma quanto fa 3250 più 1320? Quando in teoria la programmazione dice no, cari miei, dobbiamo lavorare solo entro il 20. Ecco, insomma, quindi noi dobbiamo fare in modo che i nostri ragazzi si sentano esperti, ma dobbiamo considerarli tali. Sono loro gli specialisti del mestiere, sono loro che devono costruire la loro conoscenza. E noi guardandoli da loro, dobbiamo solo dirgli grazie ragazzini che esistete, perché mi fate ancora capire che sbagliando posso imparare e migliorare. Quindi autorizziamoci anche noi. Quello che vi sto mostrando ora è il sito madre, ok? Proprio da dove tutto parte, education.lego.com/it, ce l'abbiamo anche tutto in italiano. Non ve lo sto a far vedere tutto, ma voglio andarvi ad aprire giusto una lezione per farvi vedere questa suddivisione e come Lego ci protegge, come dire, anche per quelli che si sentono meno esperti. Di dire tentate, provate, perché guarda che ti do tutto. Difficile sbagliare, dobbiamo provare prima. Allora l'insegnante prende il kit in mano e dice: beh, che cosa ci faccio? Prima cosa da fare è andare in questo sito, ok? education.lego.com/it. Seconda cosa da fare, mi dirigo in piani di lezione. O da qui in basso, dove c'ho il mio amico simpatico, il meteorologo, che abbiamo proprio realizzato in InnovaLab l'altro giorno per Lego Week, o qui in alto, ok? Dove volete, piani di lezione. In prodotti mi vado a selezionare il tipo di kit che io ho. Noi stiamo andando a lavorare Spike Prime, quindi mi vado a selezionare Spike Prime, ed ecco che qui già seleziona soltanto le unità di apprendimento, quindi macro contenitori, dove all'interno ci sono tutte le lezioni dedicate a quel tema, a quell'area. Guardate un po', per esempio, squadra invenzioni, STEM ingegneria, la mia piccola startup, STEM informatica e programmare. E via dicendo, ce ne sono 8, di lezioni ce ne sono infinite, ok? Voi entrerete dentro le unità di apprendimento, visto che non le conoscete, vi invito a guardarle, a capire un attimino come funziona e quant'altro, e poi sceglierne una. Io vi porto oggi quella che io presento sempre come prima attività per i miei ragazzi. Ve ne ho preparate due, ma entrambe sono le prime che presento, ok? O l'una o l'altra, a seconda dell'obiettivo che ho in mente e del grado scolastico in cui sto andando a lavorare. Sotto vi voglio far vedere solo quest'altra cosa. Sotto tutto l'elenco delle 8 unità di apprendimento ho le lezioni sciolte. Quindi, volendo, posso anche andarmi a prendere le lezioni sciolte. Comunque, tornando alle nostre unità di apprendimento, entro in lezioni complementari, perché all'interno di questa unità di apprendimento, ok, ho tutto un po' una miscellanea di attività per STEM, ingegneria e informatica. Bene, qui come vedete ci sono gli obiettivi di apprendimento. Poniamo che me le sono guardate più o meno tutte, insomma, quello che è, vado. Scelgo tra tutte quelle proposte e vado a scegliermi alla giusta distanza, che è proprio questo, penso che lo vediate a fianco alla mia faccetta, il mio caro rinoceronte. Ok? Noi potremo stamparla questa schermata che vediamo, ok? Possiamo assolutamente stamparla da qui, la possiamo condividere con il tasto condividi, possiamo copiare il link, mettere in Classroom, condividerla con alcuni colleghi, quello che vogliamo, sia ben chiaro. Poi, piano della lezione. Guardate che cosa ho qui. Subito dopo la preparazione, dove mi dice devi avere il kit pronto, il PC o il tablet, insomma, quelle cose là. Guardate che cosa ho. Engagement, coinvolgimento, vi dice addirittura, vi suggerisce un timing, insomma, per svolgere questa attività. Ma voi ovviamente prendetevi pure tutti i tempi che vi servono. Quindi, engagement.
Esplorazione, explore, fase di costruzione e programmazione. Explain, fase di spiegazione, è tutto descritto. Elaborate e in ultimo, evaluate. Vi dà addirittura dei suggerimenti per il coinvolgimento, perché partiamo sempre con un brainstorming, capire che cosa sanno i nostri ragazzini di questa attività, ok? Questa mi piace particolarmente per l'errore, perché provate a leggere un attimino, a leggere, scusatemi, no, vi dico io, non provate a leggere, ve lo leggerò io. Quali sono le domande stimolo per il brainstorming? Allora, che strategie utilizzi quando hai di fronte a te qualcosa di nuovo? Leggi il manuale delle istruzioni prima? Consulti le guide, vai a vederti magari un video, oppure apprendi in maniera completamente autonoma. Qual è il tuo stile? E quindi qui facciamo magari scrivere ai nostri ragazzini qual è lo loro stile, magari su dei post-it, e quindi magari facciamo un bel brainstorming unplugged su cartoncino con tutti questi bellissimi post-it colorati, oppure potremmo aprire una lavagna digitale e realizzarla in maniera digitale, insomma, ecco. Voi che tipo di sperimentatori siete? Io sono una di quelle che mi butto. Difficilmente guardo prima le istruzioni, poi mi avanza sempre qualche pezzettino e dico: mannaggia, ma sono convinta che questa è anche di qualcun altro la modalità oltre a me, che poi avanzano pezzi. E ovviamente dobbiamo andare a fare riferimento poi al manuale di istruzione, ma talvolta vado anche a buon fine in autonomia. Poi di seguito c'è il video, ci sono i suggerimenti di programmazione, non vorrei svelarvi proprio tutto tutto, ma per l'insegnante qui trovate tutto. Ok, vi dà anche l'opportunità di valutazione. In molte sezioni voi vi renderete conto, perché un'altra parte molto importante è proprio il supporto per l'insegnante. Abbiamo qui gli obiettivi principali, abbiamo gli elementi necessari, e qui cosa sarà mai? Il set spike, ovviamente, le risorse aggiuntive, dove potremo avere anche le istruzioni di montaggio in cartaceo e eventualmente la programmazione in Python, perché possiamo programmare anche in Python, quindi se siamo a livello scolastico in grado, che i nostri ragazzi sono in grado di programmare in Python, ecco che possiamo assolutamente farlo. La cosa interessantissima sono proprio gli standard formativi. Che cosa ha fatto Casalego? Ha preso i nostri standard formativi italiani e li ha adeguati. Ma non è che vi dovete inventare niente, vi suggerisce quali sono, per cui se dovete rendicontare il progetto, se dovete parlarne con un collega, ma, o in collegio docenti, o coinvolgere il vostro dirigente scolastico, per esempio, per fargli capire quanto funzionale è utilizzare questi kit nella didattica, ecco che avete anche gli standard formativi. In realtà, quando utilizziamo i kit Spike, che siano Prime, Essential, ma per intendere i kit programmabili, la versione del Visualizza Online per gli studenti ne possiamo anche fare a meno, perché hanno l'applicativo, mentre se utilizz dove hanno tutto quello che c'è qui nella sezione Visualizza Online. Mentre se utilizziamo i kit BrickQMotion Essential per scuola primaria e Prime, quindi Pachi Blu per la scuola secondaria, che sono completamente unplugged, è fondamentale andare nel Visualizza Online per i nostri studenti. Vi alzo il programma, ovviamente questo va o scaricato nella versione stabile nel PC, oppure potete utilizzare o nel tablet o nel Chromebook, insomma, o Mac, a seconda del dispositivo che utilizzate. Non smartphone, non c'è per gli smartphone. E potete utilizzare eventualmente anche la versione in web app, quindi senza scaricare la versione stabile nel vostro computer o tablet, ok? Basta andare in spike.legoeducation.com e vi siete esattamente in questa identica schermata. Io sto utilizzando invece la versione stabile che ho nel mio PC.
Qui, come vedete, la piattaforma noi la condividiamo anche con Spike Essential Kit per la scuola primaria. Poi vi faccio vedere perché ho realizzato l'altro prototipo con Essential, visto che ho soltanto uno Spike in casa e avevo un Prime, intendo, in casa e un Essential. Vi ho realizzato, nonostante il kit Essential, un'attività che si fa con Prime, anche per farvi capire che assolutamente possiamo intrecciare anche i kit. Benissimo, abbiamo Prime, per cui Prime. A questo punto noi ovviamente che guidiamo i nostri alunni anche ad andare qua. Prima gli faremo svolgere i tutorialini che troviamo nella sezione avvio, dove gli permetterà in completo apprendimento autonomo la conoscenza di tutti i sensori che hanno a disposizione. Anche lì voi servite a poco, perché questo lo fanno da soli, per tentativi ed errori, sbagliando, per prove, lo faranno, ok? Una volta che si sono fatti, hanno capito la funzionalità nel dettaglio di tutti i sensori, ecco che sono pronti per andare nelle unità di apprendimento. Quindi vado in unità, mi vado ad aprire in lezioni complementari il mio caro amico. Alla giusta distanza, che come avrete visto è il rinoceronte, sempre vicino alla mia faccia. Poi io l'ho abbellito anche con i personaggi che girano, perché ovviamente porta a passeggio qualcuno. E se voi andate a vedere qui, questa è una cosa che io ritengo essere eccezionale: il fatto che ogni attività è sempre preceduta dalla visione di un video. Anche questo video io lo faccio vedere, lo guardiamo tutti insieme alla smartboard. Dopo i ragazzi ce l'hanno a disposizione sempre, perché ce lo hanno lì, quindi se vogliono rivederselo, se lo riguardano. Come vedete qui a sinistra, noi abbiamo solo pochi blocchi, sono solo quelli che servono alla programmazione. Perché? Perché siamo all'interno, nelle unità di apprendimento, di progetti guidati, per cui anche il margine di errore è limitato, come dire, proprio perché ci vengono fuori soltanto quei blocchi. Ma quando loro andranno a svolgere nella Elaborate, nella quarta E, come dire, apriranno un nuovo progetto che avranno tutti i blocchetti lì, a voglia lì a fare correzioni di errore sia sul prototipo che sul programma. Andando avanti con questa frecciolina, ecco che troviamo subito la fase di costruzione. Quindi è una costruzione di tipo tandem, perché in questo caso si costruiscono proprio due parti separate che poi si vanno a mettere insieme: corpo, testa. I ragazzini iniziano da dove vogliono. È tandem anche perché si costruisce insieme, sono in due o tre i nostri ragazzini. Molti fanno addirittura il conto dei passaggi che ci sono per la costruzione e lo dividono. Quindi io faccio prima 11 passaggi, tu poi gli altri 11. Oppure per ogni passaggio si passano il brick e l'altro lo monta. Insomma, c'è una collaborazione fenomenale, qualcosa di meraviglioso. Andando avanti, adesso mi chiede la connessione, ma ve lo racconto senza connetterlo, anche perché forse i tempi, ecco, insomma, devo anche velocizzarmi un pochettino, ma insomma, voglio farvi capire bene dov'è la potenza di tutto questo. Quindi, che cosa fa qui la piattaforma? Ci dà già il programmino impostato, che poi dovranno andare a modificare questo nelle fasi successive. Vedete 0,3 di 7 lì in alto? È proprio perché ci sono sette fasi. Questa è una challenge bellissima, ai nostri ragazzi piace tantissimo. Leggiamo: posiziona un mattoncino Lego a 1 metro dal naso il rinoceronte, avvia il programma e osserva cosa succede. Bene, 1 metro. Prof, c'hai 1 metro? E prof, no, io non ho 1 metro. Ovvio che non abbiamo il metro, anche se ce l'abbiamo in tasca. No, non ho il metro, perché proprio lì il gioco di questa attività. Devono scoprire da solo come calcolare sto benedetto metro. Vanno a leggere la programmazione, perché noi quello gli dobbiamo imparare. È una sintassi algoritmica, è italiano. Poi adesso ci sono pochi blocchi complessi, ma quando ci sono i condizionali,
È italiano a tutti gli effetti, ci aiuta proprio a capire il se, allora, altrimenti. È proprio comportamento umano, come dire, proprio ragionamento in italiano. All'avvio del programma, imposta motori di movimento su BEA e devo andare a fare il primo check. Vado a controllare e dico: ah, beh, sì, ho messo proprio su BEA. Perfetto. Imposta la velocità di movimento al 50%, quindi posso ipotizzare con il mio compagno che non va velocissimo, non è al 100%, poi dice muovi in avanti per 10 rotazioni. Che cosa si noterà? Allora, un metro non c'è scritto da nessuna parte, non è che lì c'è scritto invece che 10 rotazioni, qui c'è scritto vai avanti di un metro. Loro questo metro se lo devono calcolare, osserveranno in prima battuta, posizioneranno i brick, magari fanno il passo, soprattutto i più grandi alla scuola secondaria di primo grado, già sanno che un passo è all'incirca un metro, ok? Quindi già questa è la prima strategia. Vanno a posizionare il primo mattoncino. Avviano il nostro caro rinoceronte e si rendono conto che questo rinoceronte non è programmato né per fermarsi né per evitare l'ostacolo né niente, perché che cosa farà? Sto rinoceronte si catapulta contro questi mattoncini rossi e li abbatte. Andranno avanti e la sfida successiva ci dice proprio: mantieni il mattoncino leggo a 1 metro il naso del rinoceronte e modifica il programma in modo che il rinoceronte si fermi più vicino possibile al mattoncino, ma senza toccarlo. Molti ragazzi, soprattutto alla scuola secondaria di primo grado, magari quando già avete lavorato con i grafici, tabelle e quant'altro, predisporranno, scusatemi, una tabella dove loro andranno a scriversi a quanto, ok, che cosa hanno programmato. Allora, se lo metto qui, andranno proprio ad appuntarsi come veri scienziati, come dire, tutte le loro scoperte fino a che arriveranno a capire esattamente il metro. Dopo scopriranno che dal menù a tendina io posso far correre il mio rinoceronte per 100 centimetri, che sarà 1 metro, ok? E farà esattamente 1 metro se io gli metto qui il 100, vedete, si modifica molto facilmente. Però ritorniamo alle rotazioni. Quando io sono qua, se volete appuntatevele, io su questa lezione mi sono fatta un po' di fantasie, ma più che altro perché ho visto che ai ragazzi mi piace. E gli ho detto: Madonna, ma qui si parla di rotazioni, ragazzi. Ma quanto è una rotazione in centimetri, ragazzi? Che passo ha il nostro robottino? Anche sul concetto di rotazione, loro lo scoprono in autonomia, perché molti, soprattutto i più piccolini, in rotazione pensano che è un cerchio, è un movimento proprio a cerchio, non la rotazione della ruota. Ok? Quindi già lì c'è una prima correzione che loro vedranno proprio nel momento in cui azioneranno il robottino che va a rotazioni. Ma io vi chiedo, quant'è una rotazione? I metodi per scoprire questa rotazione sono infiniti, perché voi come fareste a scoprire quant'è la misura della rotazione di questa ruota? Allora, potrei mettere un segno di via, cambiare lì, mettere una rotazione. Potrei mettere una rotazione, lo faccio andare, dove arriva prendo il righello e misuro. E questo già è un primo step. Posso prendere il righello, misurare, e questi sono le menti matematiche dei ragazzini, chi ha la mente logico-matematica lo fa, soprattutto chi affreschi il discorso circonferenza in classe, andranno a misurare il diametro. E andranno a cercare proprio la circonferenza. Prima ho scorso veloce nell'attività per farvi vedere in casa Lego, ma lì ve lo suggerisce: 17,6 centimetri è il passo del nostro robottino. Ma non mi basta sapere una rotazione quanto misura. Io gli chiedo proprio, visto che lavorano con il metro, quante rotazioni ci sono in 1 metro? E dopo, come se non mi bastasse, dopo voi dite: mamma mia, che cattiva, ma non importa perché è bellissimo, è un'attività straordinaria di matematica.
Io queste domande gliele scrivo alla smartboard, gliele scrivo in modo tale che loro le sanno. Quindi, quanto misura una rotazione? Quante rotazioni in un metro? Ma secondo voi, quanti metri sarà la nostra aula in lunghezza? E in larghezza? Oh, adesso hai tutti i dati per potermi dire quant'è l'aula, l'area della nostra stanza. Vi avete fatto fare matematica, concetti anche, voglio dire, che per qualcuno potrebbero essere ostici, ma divertendosi non dimenticheranno più, ve lo assicuro, come si calcola una circonferenza e come si calcola un'area, e non dimenticheranno neanche più quanto misura una rotazione. L'ultima challenge, che poi questa è proprio una sfida, quindi i robottini vanno messi proprio tutti in fila, hanno una sola possibilità per far percorrere i 120 centimetri. Però capite bene che io gli ho predisposto il ragionamento per arrivare sia con rotazioni che con centimetri, con qualunque cosa lo vogliono, a capire come in una volta sola, subito, immediatamente, arrivare a 120 centimetri. Subito, perché una volta che loro sanno quante rotazioni ci sono in un metro, che sanno che una rotazione è 17,6, e beh, e allora i 120 centimetri è poco più di una rotazione, perché 17,6 la rotazione della nostra ruota, e per tentativi ed errori lo faranno. Qui è comandato che loro devono farlo una volta sola ed è una sfida meravigliosa. Io l'ho fatta fare anche ai bambini di scuola primaria, vi assicuro che è qualcosa di straordinario. L'altra attività meravigliosa che vi faccio vedere, tolgo la condivisione dello schermo, ma per, più che altro perché ve la faccio, ecco, vedere, scusate, mi sono andata anche, vedo che non sono, ecco, sono, adesso sono tornata a fuoco, mi sono anche scompigliata i capelli. Allora, come vedete qui, questa è, si chiama In Spike Prime, però vedete che io ho la Smart Hub, è più piccolina, è di Spike Essential, è gara di cavallette, ok? La trovate proprio nella primissima unità di apprendimento, che è squadra invenzioni. In questa attività l'errore è fondamentale perché? Perché loro devono costruire questa meravigliosa cavalletta, vedete anche le zampine, ok? E non devono però nessuno utilizzare le ruote, devono pensare a fare in modo che una macchinetta, perché niente non è che una macchinetta che deve camminare, che funzioni senza l'utilizzo delle ruote. Loro proveranno la cavalletta così, chi gliela dà già come dire, da costruzione con queste zampette un po' più lunghe, eccetera, eccetera, ok? Dopodiché l'obiettivo è quello adesso, realizza gambe in modo tale che la tua cavalletta sia velocissima. Perché poi c'è una gara, c'è sempre la challenge finale, ovviamente, divertentissima. Manda più non posso la tua cavalletta, ma con le gambe che hai inventato lui, che hai inventato tu, ma mi raccomando, no ruote. E questo è qualcosa di straordinario. Quello che si scopre in questa attività è bellissimo, perché loro la proveranno. Qui sotto ci sono dei gommini, è proprio gomma, ok? È vero che non sono ruote, ma le ruote di un'auto come sono fatte? Loro fanno delle prove, tolgono i gommini, allora la provano con i gommini e la cavalletta va, vi assicuro che va avanti. Tolgono i gommini, la cavalletta non va. Qual è il primo ragionamento che fanno? Allora, i bambini più piccolini vi dicono: ah, la gomma, la gomma. Quelli più grandi vi dicono: la trazione. Ma noi che siamo adulti, che guidiamo le auto, tutto quanto, non è così facile neanche per noi arrivare a pensare che anche nelle gambe più veloci che io penserò dopo con l'attività dovrò mettere per farle andare veloci e per far aggrappare sta cavalletta che deve correre il più veloce possibile, immaginabile, devo metterci le gommine. E questi i nostri ragazzi lo scoprono da soli. Anche scompigliati gli occhi della cavalletta. Benissimo, ecco che in questo modo apprendiamo concetti veramente importanti, il pensiero creativo, divergente, l'autoapprendimento di cui dicevamo prima, in maniera completamente autonoma, senza sentirne il peso, senza sentirne il carico,
giocando, mi diverto, poi loro pensano che giocano, ma è un duro lavoro, poi vi diranno anche che sono stanchi. Però se suonerà la campanella della ricreazione, in molti non vogliono neanche fare ricreazione finché non hanno finito l'attività. Io con questo ho chiuso, Lisa torna da me, spero di, ecco, io ci ho anche decorato un pochino, insomma ci ho messo anche un pochino di personaggi e C'è questo è. dell'interazione che viene da altri set. Ti ringrazio Mitka per averci portato in questo, diciamo, percorso sulla storia, in qualche modo dell'apprendimento basata anche sull'errore e per averci guidato attraverso Spike Prime. Allora, Grazie. qualche domanda per te, se non è un problema, mica. Allora, se puoi, Assolutamente. innanzitutto partiamo da quelle facili, così ti lascio un po' di tempo per respirare. Se puoi ripetere il nome del software che hai utilizzato e per programmare e dove lo trovano, su quali Ah, piattaforme. sì, esatto. Allora, nella piattaforma che ho citato prima, education, adesso per, No, penso si riferiscano a Spike Prime, quindi al software sì. proprio di per sé. Ah, È sì, una ok. piattaforma Però web. per scaricarlo loro devono andare nel sito education.lego.com. Ecco, non mi veniva, scusate, l'ho detto fino adesso non mi veniva più. Mi si era annullato proprio il cervello. Ci sta. education.lego.com. Sotto la sezione dove abbiamo visto piani di lezione, oltre a trovare anche tutti i distributori dove acquistare, trovate anche proprio le app dedicate. C'è proprio una finestrella app, andate a fare clic lì e molto semplicemente potete da lì vi autoseleziona anche il sistema operativo che avete con molta facilità. E quindi quella è la versione che scaricate, quindi o il punto .exe per quanto riguarda i dispositivi Windows o ovviamente l'estensione per i Mac. Ok? Poi invece se volete da tablet o che siano di tipo Chrome o sì, Android o Apple, basta andare nello store dedicato e cercare Spike, proprio scritto Spike con la K. Ok? E così vi scaricate la versione stabile. Invece la versione online dello stesso programma che vi ho fatto vedere io è spike.legoeducation.com e vi si apre esattamente la stessa schermata della versione stabile. Perfetto, grazie mille. E sì, quindi fruibile da web o fruibile via app, a seconda Assolutamente sì. delle esigenze. Esattamente, sì. La web app ovviamente mi raccomando, fate i conti con le connessioni che Esatto. avete a scuola, ecco, perché se no lavoriamo in offline, no? Quando ce l'abbiamo nella versione stabile. Non c'è bisogno che il PC sia connesso a internet nel momento in cui avete la versione scaricata nel computer, non c'è bisogno. No, no, assolutamente. Però dipende. Io se avessi il dubbio della connessione me la scaricherei. Ecco. Eh Io quando sì, assolutamente sì. siamo in fiera di solito cerco di È averla scaricata, perché così, se... sì. altrimenti vengono Assolutamente. fuori disastri, l'amica lo sa bene. Non ci si lavora. No, esatto. Vabbè, è inevitabile. Nel frattempo noto con piacere il peluche alle tue spalle. Ieri avevamo Bencivenni, no, l'altro ieri Bencivenni con il gattone, oggi te con il polipo, perfetto. Ottavio, Questi sono Ottavio. Ottavio, benissimo. Io Questi lo sono i chiamo formatori Otti. Campus Store Academy. E bisogna prenderli così, diciamo, per i commenti, ovviamente. Poi chiedono. Le cose che hai fatto vedere sulle lezioni e la didattica sono presenti nel software? Grazie, grazie. Sì, assolutamente sì. Ok, è Nel proprio. software, quando c'è in allora, il software, quello che abbiamo visto dove abbiamo programmato, quello è dedicato ai nostri ragazzi. Quindi tutto quello che invece noi abbiamo nel sito education.lego.com, dove noi insegnanti ci andiamo a preparare la lezione, dove vi ho fatto vedere la scansione nella separazione delle 5 e quant'altro, quella è la nostra piattaforma. Quella dei nostri ragazzi non ce li dobbiamo portare lì. Dove programmiamo invece la app, lì è dove vanno i ragazzi.
in unità, li guidiamo proprio, unità, avete scelto di fare alla giusta distanza, quindi ragazzi, quando li mandate tutti al posto, aprite i vostri dispositivi, avviate l'app Prime, perché hanno il kit Prime, unità, da unità, lezioni complementari, ma perché voi ve la siete studiata prima, sapete benissimo dov'è, in quale unità è. Scorrete un pochino alla giusta distanza, avviate il lavoro, buon lavoro a tutti i ragazzi. Io sono qui se avete bisogno di me. Punto. Perfetto, grazie mica per la precisazione. Poi ci chiedono, ti chiederai un'esperienza completa in un gruppo classe di alunni di seconda media. Secondo te, quanto tempo richiede? Non sono sicura che sia facile riuscire a portare avanti sia il programma della materia, è un insegnante di matematica, che questo tipo di attività innovative. Mi dispiace perché Allora, vorrei utilizzarlo con diverse attività. vorrei rasserenare la collega innanzitutto sui programmi. Non esistono dal 99, nessuno ci obbliga a seguire programmazioni fisse. La programmazione la facciamo noi e per me è fondamentale, e vorrei proprio essere molto chiara su questo, che la programmazione che io mi costruisco per il libero apprendimento dei miei ragazzi è calata su di loro, per cui se io a fine anno scolastico non sono riuscita a fare l'area, ma poco mi importa, io ho fatto quello che i miei ragazzi erano in grado di ricevere, di fare anche da soli, ok? Quindi non vi fate venire il panico, non finisco la programmazione, ma chi vi viene a fare i conti? I genitori? Ma se voi ai genitori gli offrite queste esperienze vere, autentiche, di apprendimento autonomo, possono solo che stendervi un tappeto rosso. Io ho fatto questa attività al completo, alla giusta distanza, in classe, prima, seconda, terza media, in 2 ore ho dovuto impiegare 2 ore, di cui i colleghi, perché sono entrata io come esperto esterno, i due colleghi che erano anche, non mi è mai capitato di avere per le 2 ore lo stesso collega. Magari la prima avevo la collega di italiano e l'ora dopo magari l'insegnante di motoria, per dire. Ma sono stati lì con me appassionati anche a vedere. E quindi io direi un paio di orette ci vogliono, ok? Perché dobbiamo dare spazio ai ragazzini di provare, riprovare, sbagliare, correggersi e portare a termine tutta l'attività. Poi se fate la giusta distanza e gli mettete queste domandine che vi ho suggerito anch'io, proprio di tipo matematico, anche per l'apprendimento, voglio dire, dell'area, quella che in teoria dovrebbero saper fare i nostri ragazzi, ecco che le 2 orette ci vorrebbero, sì. Ok, perfetto, grazie mica. Fateci sapere se Bene. abbiamo risposto bene o se li integriamo. Allora, poi Esatto. ovviamente ringraziano, complimentano. Allora, un po' una digressione sul tema, ma la perdoniamo perché ci piace molto poter approfondire e allargare il discorso. Ci chiedono, secondo te, i moduli Essential possono essere introdotti già alla scuola dell'infanzia con adeguato, affiancamento? Assolutamente sì, lo dico. Perché dico di sì? Allora, il linguaggio di programmazione dei kit Essential parte dai blocchi icona. Quindi i pre-reader, tutti i bambini che non sono ancora in grado di leggere, compresi i bambini speciali della scuola primaria, magari quelli gravi anche, intendo, possono lavorarci, ma perché non c'è scritto niente, ci sono le icone. Per, ad esempio, all'avvio del programma, il blocchettino, quello hot block, quello il blocco cappello, che è un input, ok? Da lì tutto parte, è il simbolo del play. E i bambini più piccoli, adesso c'è anche la cosa di inculla, hanno già, c'è mio figlio è un genio perché inculla, già sai, ma perché vanno per tentativi ed errori, non vi credete che siano geni, ma sanno benissimo come è fatto il simbolo del play, dello stop. E anche l'avvio dei motori c'è proprio la rotellina a destra, a sinistra, anzi per la lateralità li aiutiamo anche a comprenderla meglio perché la vedono sul robottino. Assolutamente sì, anzi grazie per la domanda perché non l'avevo detto, parlavo solo di scuola primaria. Però sì, i blocchi sono blocchi icona.
La cosa molto bella, amica, è che parallelamente è arrivata un'altra insegnante che dice: noi siamo partiti da Essential, lo stiamo usando in quinta primaria e ci stiamo divertendo molto e molto efficacemente. Esatto. Prova che lo strumento è solo uno strumento, non è il fine, quindi a Esatto, seconda del contenuto che esatto. ci metto dentro Sì. può davvero essere molto trasversale. Sì, io li chiamo artefatti didattici, ok? Sono i nostri prolungamenti, non cambia nulla, cioè ci facilitano, ci aiutano a coinvolgere. Fai tante volte vediamo questi ragazzini un po' smorti, stanchi in classe e quant'altro, così li motiviamo, gli teniamo l'attenzione sempre viva, ma perché il tutto parte da loro, il processo, la costruzione della conoscenza è legata al ragazzino, insomma, ecco, quindi cambiano un po' di cose. Quindi grazie alle colleghe che hanno parlato della loro esperienza, sono contenta. Sì, molto, molto bella questa partecipazione, grazie anche da parte mia. Mafalda poi ci chiede invece dei contenuti per le materie letterarie. Qui ti anticipo, Mafalda, il 7 di dicembre lavorate con me proprio sull'italiano. Quindi è con Ecco. Spike Essential, quindi se vi va approfondiamo anche quell'aspetto, Sì. perché l'abbiamo Io detto posso. anche con Luke. Vai, vai, mica. Sì. No, volevo solo dire una cosa. Tempo fa, forse un paio di anni fa, Lisa, anche di più, forse 3 o 4, abbiamo fatto un altro webinar dove io ho portato proprio l'esempio che avevo fatto in classe con i miei ragazzini di quinta primaria che avevano costruito rinoceronti maschi e femmine e avevano realizzato una storia di incontro tra i rinoceronti, che poi c'era la rinocerontessa che non sentiva, perché era una rinocerontessa speciale, non aveva l'udito, non sentiva proprio, era stato bellissimo. Ecco, quindi per Bello. rispondere alla collega, assolutamente sì, dipende, una volta che abbiamo fatto un po' di esperienza, che abbiamo capito come utilizzare, riusciamo a fare anche tanto storytelling. Assolutamente sì. Poi, allora, scusatemi, ma mi perdo sempre tra le domande perché ne arrivano un po'. Ah, giustamente Angela ci dice, rispetto a quello che ci stavamo dicendo prima, no? Come giustificarlo ai genitori, che a volte è vero, sono i genitori quelli che fanno polemica, no? Che dicono: ma avete fatto robotica, quindi non avete fatto matematica? Che quindi andrebbe fatto un accompagnamento anche per genitori, più per E genitori genitori, a volte. esattamente. Sì. Noi, per esempio, quando facciamo i consigli di classe o le riunioni di interclasse, noi specifichiamo sempre il senso dell'utilizzo dello strumento, ok? Che io posso fare matematica, anche perché ve l'ho mostrato anche con l'attività che vi ho proposto. Assolutamente anche con i robottini. Totalmente. Mica, se tu ce le hai sotto mano, se no, Silvia, me le guardo un attimo e poi te le mando in privato. Chiedono se ti ricordi delle attività tra quelle che già propone Lego Education, quelle un pochino più sfidanti, un po' più adatte agli studenti di terza media. Sì, ad esempio una che mi piace un sacco, che proprio poi ero indecisa perché volevo anche parlarvi di quella, ma non avevo più kit per poterla realizzare, per farvela vedere. Si chiama Trova il guasto. In questa attività si realizza una macchina CNC dove bisogna debuggare. È proprio il debug, scusatemi, io parlo come se tutti, insomma, però il debug è la correzione dell'errore in informatica, ok? Ed è molto importante, è veramente straordinario questo perché si fa tutto il processo inverso rispetto al problem solving, ok? Quindi tante volte partire da una cosa sbagliata e trovare la soluzione è molto funzionale. Questa attività è straordinaria perché i ragazzi si rendono conto che l'errore non è tanto nel codice, ma è proprio nella struttura. Devono proprio andarla a trovare. Ma vi assicuro che questa attività, quando l'ho provata io, sono stata davvero in difficoltà. Devo dire la verità. Non è Da facile. adulti è bellissimo, Esatto. quando da adulti È segni e bellissimo. dici come cavolo, Sì. in che Sì, perché senso? poi realizzi questo prototipo che è proprio un macchinario CNC che magari alcuni ce l'hanno anche a scuola perché magari no, hanno il laboratorio di meccanaggio, lo realizzano proprio con i brick e non va, non funziona quando lo mandano e lì devono debuggare. Ma vi assicuro, provatelo se riesce, questo è avanzato.
Voi vedete sempre, perché quando andate a vedervi le lezioni, vi dice sempre principiante, intermedio, avanzato. Sapete bene che quando c'è scritto avanzato, è avanzato davvero, ok? Quindi questa poi trova il guasto, è difficilina, devo dire la verità. Sì, sono d'accordo, però è bellissimo se ci pensate qui proprio, appunto come vi diceva Mica, si parte proprio dall'errore che è già dato per scontato, cioè c'è già un errore, quindi è favoloso dover essere dalla parte quasi di quelli che valutano per i bambini, per i ragazzi. Ok, poi qualcuno ci dice che ha appena acquistato i kit, li sta aspettando, eccetera, eccetera, e che quindi è molto entusiasta di aver insomma, seguito questo intervento perché ha iniziato già a pensare a quello che ci farà, bellissimo. E poi qualcun altro ci dice che ha fatto dei corsi con noi e che si sono divertiti molto, vi aspettiamo sempre, Esatto. sapete, nelle varie occasioni cerchiamo di pubblicizzarle, insomma, e di avervi lì qui con noi. Non mi sembra ci siano altre, vedi anche chi li ha acquistati con i bandi green e così via. Non mi sembra quindi vi ringrazio per il feedback, che ci siano altre domande, Mica. Ricordo a tutti, appunto, che se sono insomma in zona domani e sabato, saremo presenti con alcune soluzioni, non con i laboratori, però, cioè solo in esposizione agli stati generali della scuola digitale a Bergamo, Fiera di Bergamo, e poi soprattutto che ci rivediamo per un altro webinar del ciclo autunno STEM con Campus Tour giovedì prossimo con il prof digitale Alessandro Bencivenni, che ci racconterà un pochino la Laserbox, che Mica conosce molto bene e che insomma sa quanto può essere appassionante. Iscrivetevi, iscrivetevi. Il link per l'iscrizione vi arriva in automatico con il certificato, la registrazione e i materiali di oggi, ma lo trovate già pubblicato in questo momento sul blog Innovation for Education, quindi è già lì, potete iscrivervi, va bene? Grazie a tutti, Mica. Grazie soprattutto a te, è stata una conversazione Grazie. favolosa. Grazie a Ciao ciao. voi. Buon proseguimento. Buona serata a tutti, ciao.